Stefano, si parlava di giocatori, di una rosa che non sta rendendo al massimo. Tu che vivi anche spesso a contatto con questi calciatori rossoblù, come vedi questo momento? Cioè, c'è una situazione palpabile di tensione, di Ma demoralizzazione? vedi, prima infatti volevo intervenire, poi dopo ho atteso. Si parlava di campi d'allenamento. Secondo me, allenarsi all'ecoservice, ci dobbiamo allenare per forza proprio per mancanza di campi. Io la vedo come una cosa negativa perché la squadra non vive la città di San Benedetto, non c'è un tifoso. Certo, normale in alcuni momenti può far bene avere la giusta tranquillità, però in altri, anche quei 20 vecchietti, quei 20 tifosi che vengono sempre lì, che ti dicono dai domenica ce la fai, D'Angelo facci sto gol, e invece siamo costretti a emigrare lì, con l'ascolano che passa e ci grida pesciare, Addirittura quindi e poi siamo in lì, condizione. una terra di mezzo. Insomma, calcolando poi che ci sono, calcolando che ci sono dei giocatori che abitano qui nei dintorni, che magari arrivano, non so, da Porto Sant'Emingo, ad esempio, da Porto Sant'Elpidio, esce a San Benedetto Autostrada, prende la superstrada, quindi c'è, cioè, San Benedetto durante la settimana la vive anche poco, perché quando si viene a allenare ci passa solo, diciamo, in autostrada. Credo che questo sia un piccolo fattore che comunque è importante, cioè avere un campo a San Benedetto per gli allenamenti, anche per lo stesso campo Europa, era fondamentale. Adesso il Rodi potrebbe essere, cioè, credo sia indispensabile. Comunque la squadra è normale che è abbattuta perché ha vissuto, vive, cioè sono, alla fine sono ragazzi molto giovani la maggior parte, quindi una stagione che non va. Io guardavo zero, ad esempio, in questa partita ci sono state delle partite in cui è stato migliorando in campo, dell'altro in cui, insomma, gli errori sono evidenti. Lo stesso D'Angelo. È normale che non è semplice, non è semplice. Soprattutto lavorare sulla testa dei giovani per permettergli di affrontare con tranquillità le partite. Ed ecco qui che si ritorna sempre al discorso di una stampa che ci deve stare vicina, cioè ci aiutare a dare tranquillità, perché è fondamentale. Beh, oltre alla stampa, vediamo cosa ci ha scritto qualche telespettatore. Vabbè, l'ultimo SMS appena arrivato appunto parla delle trasferte vietate, ovvero non ha più senso parlare di calcio giocato se ci vietano tutte le trasferte, questo è sempre. Io sono 30 anni che vado allo stadio e l'unico allenatore che è riuscito ad allenare giocatori modesti e disputare la Serie B è stato Sonetti. Non è il caso di chiamarlo anziché cambiare tutto? Beh, questa non lo so, potrebbe essere un'idea per il futuro. Per ora c'è giudice. Anche Moratti fu contestato, la stupidità non ha limiti, si contesta per troppo amore, ma a volte senza sapere bene che cosa. Alla prossima vittoria convincente tornerà il sereno. Sergio, non mollare, Enrico. Ecco, prego la regia intanto di mandare in onda il video, il pannello del prossimo turno, che vedrà la Samb impegnata in casa con l'Atletico Trivento, e vediamo appunto la trasferta del Rimini a Fossombrone e poi il derby abruzzese per il Teramo contro la Renato Curi angolana dell'ex rossoblù Cammarata. Betto, quindi sia il trittico di cui parlavi. Sì, il Insomma, trittico è una partita quello, ostica. senza Oresti o Iari c'è una linea mediana da inventare. Daniello. Rulli, forse Zazzetta centrale, centrocampo, oppure Pure qualche junior si adatta assicurizzare. un ragazzo che sta facendo molto bene con la junior, si chiama Cucù 93, che sta giocando molto bene con la formazione di Gabriele Consorti. Potrebbe essere anche l'occasione per provare questo giovane che è stato portato a San Benedetto da Catario Cimino, Domani si che ha fatto 4 gol sabato contro 2 sabato contro l'Agnese. Centrocampista si vede, c'è qualità, buon calcio, visione di gioco. 93, San Benedetto purtroppo, però vedo anche nell'ordine di idee di far crescere questi giovani, e cioè
di non fischiarli, di non metterli al primo passaggio sbagliato. Purtroppo è una piazza particolare, diciamo anche in precedenza, in cui i paratifini forse non si confanno alla categoria che si sta disputando in questo momento. Una categoria che ci ha fatto tribolare parecchio. Io mi auguro di sbagliare, ma mi sembra di tornare indietro nel tempo, di rivivere la prima stagione di Torquato Amante e Scartozzi, in cui il primo anno si fecero una squadra per salvarsi e ci salvammo grazie alla collaborazione del Nereto, lo 0-0 di Nereto, collaborazione ci fu tra le due società per permettere di rimanere in Serie D. Poi furono tentati i campionati a vincere e non ci si riuscì e abbandonarono dopo quel famoso anno dei 15 punti di vantaggio sulla seconda, che era l'Astrea, con l'Astrea che alla fine vinse il campionato, la Samba che lo perse nella trasferta di Monterotondo. Ci furono cambi di società, alla fine arrivò Gaucci che riportò la Sammettese tra i professionisti, ma quello era uno squadrone, perché analizzando la formazione di quell'anno innanzitutto non c'erano i quattro giovani obbligatori, ma erano solo due, sì. Erano Calanchi e De Luca. E poi c'era Colantuono, che era un signor centrale della categoria, c'era Visi, Borsa, Fermanelli e Sergi, coppia d'attacco, insomma, era una squadra. Ci fu l'operazione Cianci, il caso Cianci famoso, che solo Gaucci riuscì a mettere a posto, se no c'erano almeno 7-8 punti di penalizzazione per la San Benedettese. Insomma, fu una serie di conseguenze che furono abbastanza fortunate, permise alla Samba di tornare tra i professionisti. Speriamo di metterci di meno adesso. Speriamo di metterci di meno, però gli sforzi che sta facendo Sergio Spina, Claudio Bartolomei e Roberto Pignotti, li fecero anche Torquato Amante e Scartozzi, e loro furono subito contestati. Ricordo che dopo l'anno della salvezza, l'anno dopo, al primo anno furono subito contestati alla piazza, perché bisognava vincere. Va bene che si veniva dagli anni di Serie B, c'era stato Venturato che aveva messo Mario Monti, l'anno prima si era sfiorato i playoff per andare in Serie B, però furono subito, l'anno del secondo anno furono contestati. Vinsero l'Eccellenza Osannati, il primo anno a Bagno Maria con questa salvezza, poi l'anno dopo furono contestati abbastanza aspramente. E quindi mi auguro che non accada questo, perché io altre alternative non ce ne sono. L'imprenditore San Martese, a parte Bachisio Letta, che poi San Martese è di adozione, ormai possiamo darlo San Martese anche lui, perché investe su San Benedetto, gli altri sono sempre praticamente scappati con la coda tra le gambe quando si parla della San Benedettese, con la scusa che i tifosi mi vanno sotto casa, non posso uscire con mia moglie, con la scusa che non mi dai l'area per costruire, quindi che ti do a fare i soldi, con gente che doveva andare a firmare la famosa fideiussione in Serie C, grandi imprenditori, sì, vengo, poi firmarono Amante. Quelli che poi hanno preso la Samba, Francesco Ascolani, Cantini Navali, questi tre firmarono la famosa fideiussione per iscrivere la San Martese in Serie C, e i grandissimi imprenditori sono sempre scappati. Si dirà, va bene, sono rimasti bruciati e scottati negli anni della Serie B dopo l'arrivo di Venturato, però anche fare un pool di sponsorizzazioni non è che costa tanto, non sarebbe, cioè, i grandi costruttori locali che parlano tanto di essere venuti a San Benedetto con le scatole di cartone, con i pantaloni strappati, sono milionari adesso e vogliono dare qualcosa a San Benedetto, che dessero qualcosa per San Benedetto. O danno qualcosa per lo sport o altro non c'è per dare, hanno soltanto bisogno adesso.